Il GIP del tribunale eh, Salvatore Palmeri ha convalidato l'arresto disposto gli arresti domiciliari per il pensionato che, armato di accendino, avrebbe appiccato focolai d'incendio che poi si sono trasformati in più vasto e pauroso fronte di fuoco nella zona industriale priolese. Giuseppe Santagati, 62 anni, originario di Messina, ma masirico-rusano d'adozione, ex militare della Guardia di Finanza, era impegnato nella sopra di alimentazione delle fiamme ed è stato fermato da alcuni pastori. Uno dei quali ha avvertito i carabinieri che sono accorsi in contrada a Bigemi, dove hanno riscontrato la presenza dell'uomo lo hanno sorpreso mentre con un accendino appiccava il fuoco alla folta vegetazione spontanea essiccata causando un incendio incontrollabile che alimentato alle condizioni climatiche dal forte brezza di Scirocco si è diffusa a macchia d'olio su gran parte del territorio. I militari, seppur coinvolti in supporto, sia allo spegnimento delle fiamme, sia al soccorso delle persone presenti nell'area interessata all'incendio, sono riusciti a seguire e a sviluppare una specifica attività investigativa a carico del 62enne, individuandolo anche come responsabile di un altro incendio appiccato in Contrada a Petraro e i cui sviluppi sono stati altrettanto dannosi. L'indagato che non ha fornito alcun valido momento, spiegazione e l'insano gesto consumato, è stato dapprima condotto in locale di Caserma, poi associato alla casa circonderale di Cavadonna, come disposto dal PM Marco Dragonetti questa mattina è comparso davanti alla GIP del Tribunale eh, che eh, ha convalidato l'arresto. L'indagato si è protestato innocente e la difesa ha preannunciato una serie di indagini per verificare quanto accaduto.